53 anni, mentre è rimasto quasi illeso suo marito Giorgio Rizzi, che era alla guida e che dopo i primi minuti di shock è riuscito perfino a chiamare col telefonino il cognato, papà e fratello di due delle vittime, che viaggiava su un'auto che li precedeva di poco e che tornando subito indietro si è reso conto. Quando l'ambulanza è arrivata nella piazza centrale di Bologna, si è trovato con un gemellino, una sorellina di un anno e mezzo, il padre e la madre, tutti reduci da una notte passata alla piazza. Il bambino quando è arrivato è stato in allevamento rianimato e dopodiché si è ripreso e è andato in via con la pediatrica e dopo qualche ora viene subito. Il padre, di toccare, è stato più volte ospitato.